social dilemma. Beh, vi parlo innanzitutto del mio utilizzo con i social, dei social. Io ho solo YouTube, non ho niente, Facebook, un cazzo. Sono forme di socializzazione obsolete, già vecchie, nate morte, solo fatte per le donnine, mettere in mostra il culo e per vendere qualche perizoma e basta. Nel senso, è tutto il mondo dell'apparenza, il mondo dell'invenzione, della finzione, e poi un mondo vattato, un mondo costruito in maniera artificiale, finto, falso, bugiardo, che ruota attorno all'invidia, alla gelosia altrui. Questo è il primo dato, no? E quindi il mettersi in mostra per fare vedere qualcosa di sé e per creare l'invidia nell'altro, ma a parte questo, cioè è un mondo fatto di soldi. I soldi, come dico sempre, come vi dico sempre, puzzano dalla testa. È un mondo fatto di soldi dove i social media sono prodotti di sono scatole di informazione nelle mani di pochi che la utilizzano contro la massa, contro la gente, contro l'establishment. Questo no, no, anzi, l'establishment, la politica utilizza i social per destabilizzare il mondo circostante. Quindi ne penso il peggio io dei social. Sono un'arma pericolosissima e un'arma artificiale. Quando la popolazione si renderà conto che il social è un prodotto finto e fasullo, succederà quello che dovrà succedere, non so cosa. La seconda cosa è... Io ho solo YouTube, non ho neanche l'applicazione scaricata. Solamente perché è un megafono, è l'unica possibilità che ho di parlare con voi, ecco, col pubblico.